Ciao, oggi siamo tornati in un nuovissimo video su Minecraft e quest'oggi siamo tornati in uno di quei video che vi piacciono tanto, in cui andiamo a cercare delle mod strane, le proviamo e le recensiamo. Però abbiamo provato le mod più belle, abbiamo provato quelle più brutte e quindi per l'episodio di quest'oggi avremo le mod a tema strane, ovvero le mod che tipo le ho trovate e ho detto prego. E con le cose che vedete nel mio inventario già dovreste iniziare a capire perché è strana questa mod, ma ora entreremo con calma nei particolari. Quindi senza perdere troppo tempo io direi di prendere in mano il nostro oggetto principale, ovvero un uovo di maiale. Questo perché con questa mod che si chiama Pig Jousting, quello che possiamo fare è prendere un maiale normalissimo di Minecraft e dargli una spada. Sì, questo maiale ora ha una spada. E la cosa divertente è che possiamo dargli anche una spada incantata. Per esempio, io ora voglio mettere una con Sharpness e Fire Aspect, così che abbia una bella spadina, direi. Quindi gliela incantiamo con questa bellissima anvil e ne facciamo nascere un altro con appunto questa spada con Fire Aspect e Sharpness. Dandole una sella a questo incredibile maialino e sedendoci sopra, possiamo avere una macchina da guerra. Questo cosa significa? Vedete questo gatto? Io l'ho appena colpito con la spada e lo sto... è morto. Però non funziona Fire Aspect, sembra, da quello che ho visto, perché non volevo colpire il gattino, però vabbè, mi dispiace. Però possiamo usarlo come macchina da guerra. Guardate questo golem, lo vedete? È morto! E credo sia crashato il gioco. Sì, è crashato il gioco. C'è da dire che queste mod che hanno tipo... questa ne ha 200 di download, una cosa del genere, sono strabuggate. Infatti il mondo di prima è appena stato corrotto e ne ho dovuto creare uno nuovo. Ma questo non è un problema, perché noi dobbiamo ancora finire di testare la nostra macchina da distruzione. Se io prendessi un altro maialino con il nostro ovviamente carotona stick, saddle e una bellissima spada, riusciremo ad uccidere quel wither con un semplice maialino? Probabilmente no, però lo scopriremo ora facendolo questa cosa qua. Attenzione, il mio carro armato, la mia macchina da guerra sta per impattare contro il wither che abbiamo qua davanti. Quanta vita gli toglieremo? È stato veramente triste, non gli abbiamo tolto nulla. Proviamo di nuovo e magari rialzandosi un pochettino riesco a colpirlo. No, è stata davvero la cosa più triste del mondo. No, sì, è una mod veramente strana. Non funziona bene. Il maialino in questo momento mi sta accoltellando. Non credo che sia una cosa carina da fare. Ti ho messo al mondo io, maialino. Comunque, a parte i tentati omicidi del mio piccolo maialino, è una mod carina. È molto buggata. Non la metterei mai all'interno di una mia vanilla, perché probabilmente vorrebbe dire perdere la vanilla. Ma è carina da usare ogni tanto, per quanto molto scomoda. Quindi, recensione 3 stelle su 5. Potevano impegnarsi a farla un pochettino più stabile, ma l'idea è molto carina. Ma ora andiamo alla prossima mod. Eccoci quindi in un nuovo mondo con all'interno la mod Hole Filler, quindi buchi che... tappa buchi, tradotto letteralmente. Questa mod ve l'ho già fatta vedere in uno shorts qualche annetto fa, ma l'hanno aggiornata ed è comunque molto carina e molto assurda da vedere. Quindi cosa fa sostanzialmente questa mod? Nel nostro mondo di solito esplodono creeper, esplodono TNT che creano dei buchi nel terreno, e ci sono due tipi di giocatori: quelli che lasciano il buco a terra e quelli che li aggiustano. Io sono quelli che li aggiustano. Questa mod però aggiunge una nuova schermata con queste sfere lanciabili, che sostanzialmente quello che fanno è riempire i buchi che ci sono nel terreno. Tipo questo è un buco da esplosione, lancio una sfera e vedrete che si compatterà tutto con la terra. Allora, non so se possiamo scegliere il materiale, perché hanno tutti dei poteri diversi. Tipo questo cos'è che fa? Questo ha riempito tutto subito. Ok, si estende anche di davvero un sacco. Però, sapete, quando non ci serve la terra non può mettere un altro blocco. Abbiamo quello che mette sicuramente lava e acqua in questo modo qua. Questo però è ghiaccio, amico mio, non è la... è ghiaccio. Abbiamo una sfera rotta e invece questa... ma perché non diventa lava? Chiedo scusa, io dovrei vedere questo oggetto qua su... ah, c'è scritto calculating. Magari sta calcolando qualcosa. Ah, infatti è diventato acqua. E ora appena avrà finito i suoi calcoli strani, non so cosa sta calcolando, quella roba lì dovrebbe diventare della lava. E infatti eccola. Quindi ok, funziona e funziona. Voglio vedere se è in grado anche di terraformare bene. Tipo qua faccio un buco bello largo. Se lanciassi una sfera qui, che cosa succederebbe? Attenzione, si sta plasmando il terreno. Attenzione, perché potrebbe averlo ricostruito quasi esattamente come era prima. Forse ci sono questi qua in più, però qua c'era un albero, quindi ci sta che faccia qualche errore. Ora appena la terra cambierà colore dovrebbe essere tipo terra vera. Ecco, ora sta diventando terra vera. Secondo me ha svolto un ottimo lavoro, devo dirvi la verità. Per essere una mod che lavora con l'intelligenza artificiale, cose strane, carino e interessante. Secondo me un 4 stelle su 5 glielo possiamo dare. 4 stelle non 5, perché ci sono mod che ripiazzano i blocchi esatti. Questa invece va un po' a sentimento, però comunque molto utile. Prossima mod. O forse dovrei dire nuova texture, perché questa texture si chiama Moving e ogni cosa all'interno del gioco si muove. No, no, mi sta venendo un mal di mare assurdo, e anche prendendo un blocco nell'inventario,
anche nel nostro inventario si muove tutto. Voglio vedere una porta. Se piazzo una porta... Ok, questo qua è davvero qualcosa di spaziale. Voglio un villaggio. A queste coordinate dovrebbe esserci un villaggio. E oh mio Dio, guardate i fiori. Troppo è che i villager non si muovano. Mi sembra di laggare. I miei occhi stanno laggando, ragazzi. E magari le caverne sono un po' meglio. Se andiamo sottoterra, no, decisamente no. E se io mi mettessi invece a branch mineare, capisco qual... No, vabbè, ragazzi, non si capisce letteralmente nulla. Non si capisce niente. Non si capisce nulla. E cosa sto vedendo lì? Ci sono le punte, gli spuntoni che si muovono. E anche l'acqua e la lava si sta muovendo. Vabbè, è un trip mentale assurdo che ti confonde più di quanto tu non lo sei di default. Scusate, no, voglio vedere una cosa, perché ho visto che l'arco gira. Ma se io devo mirare con l'arco... Come capisco dove va la freccia? Infatti non l'ho preso. Come capisco? L'ho preso! È una cosa da provare un minuto e basta, però l'idea è veramente geniale. E io devo dare un bel 4 su 5, perché sbocco tra poco, però sono molto stupito. E dato che siamo in tema texture, direi prossima texture pack, che in particolar modo è questa. È una texture in cui ogni cosa non ha texture, ma ha il nome. Cioè, io ho in mano un arco e c'è scritto infatti bow. Qui ho un pezzo di terra e c'è scritto dirt e così via. Questa è una porta di Oak e questa è dell'acqua e questa è della lava. Questa cosa non la sapevo. Abbiamo l'erba che a quanto pare è verde e anche le foglie sono verdi. Ma a questo punto mi viene da domandarmi, ma il nether sarà rosso a questo punto? Quindi set block nether portal, che è giustamente tutto bianco con scritto nether portal. Ed entrando qui dentro vediamo che il nether non è rosso. Qui abbiamo degli strider che hanno i colori, perché le entità giustamente si sono dimenticati di scriverci sopra strider. Però mi sembra che letteralmente tutto funzioni. Anche le particelle hanno... Non è vero! Ma c'è scritto le particelle. Questa è una particella generica 0. E scusate, se facessi nascere delle particelle a forma di cuore? Ho messo un command block che dovrebbe fare apparire delle particelle a forma di cuore. Queste sono le particelle a forma di cuore. Anche questa texture, boh, io non so come un player potrebbe giocarci. È carino magari per farci una speedrun in cui c'hai una challenge, in cui puoi fare delle cose strane. Ma giocare, quando per capire che blocco è, devi metterti a leggere. Tipo, oddio, ho trovato dei diamanti! Dovete leggere ogni blocco che scavate per capire se è un diamante. Insomma, è inconcepibile ed è infattibile. Quindi devo dare un 2 stelle su 5. Non do 1 perché l'idea è carina, ma almeno i colori io avrei lasciato quelli giusti. Perché così... è veramente impossibile. Spostiamoci quindi in un nuovo mondo al cui interno è presente la mod chiamata Everything Ice, quindi tutto ghiaccio. E in particolar modo quello che fa questa mod è rendere ogni blocco ghiaccio. Ora io non so come farvelo capire, ma ogni blocco scivola come se fosse ghiaccio. Per spaccare questo blocco di legna io non sto camminando. Io sono... vorrei stare fermo, ma è difficile perché è come se avessi il ghiaccio sotto i piedi. Per farvelo capire... Ok, questo credo che ve lo faccia capire per bene, perché... Blocco, scusi, ho perso un blocco. Dove è andato? Dove è finito? E niente, lui è partito ed è scivolato verso l'infinito e oltre. Comunque, anche noi possiamo correre come il blocco. Guardate come cresce la nostra velocità andando dritti. Però quello che io volevo farvi vedere è che, tipo, se craftassi una fornace o una crafting table o comunque un blocco in cui io debba interagire, continuerò, mi sa, ad andare avanti all'infinito. Guardate, ne crafto uno. Così, e il nostro pupino continua ad andare avanti. Eccolo, il mio pezzettino di legno! L'ho ritrovato! Anche i mob stanno subendo il ghiaccio, suppongo. Summon Ocelot. Vediamo quanto scappa un Ocelot. Sta scivolando su se stesso, poverino. Signor Ocelot, non riesce a stare in piedi? È una cosa comune, neanche io riesco a stare fermo. E se invece mi facessi amico un cavallo, gli mettessi una selle e cominciassi a correre, questo praticamente corre all'infinito. Io ora lascio la tastiera al mio 1, 2 e 3. Lasciate la tastiera. Io non sto facendo letteralmente nulla. Ma vi dirò. Pensavo fosse qualcosa di più OP. Però, vabbè, ci sta. Mod carina, mod molto carina. Intanto lui continua a camminare. Comunque, mod molto carina, ma anche qui utilità contenuta. Decisamente strana, decisamente molto strana. Ma secondo me ci si possono fare un sacco di cose carine e divertenti. Quindi potrei dare un 4 stelle su 5. No, dai, facciamo 3 stelle su 5. Però facciamo che è un 3,5, quindi un 3, ma è un 3,5 in realtà. Che bello il mondo di Minecraft. Se non fosse per il fatto che non abbiamo ancora all'interno quello che dobbiamo valutare, perché attiviamo la texture pack e tutto attorno a noi diventa una sfera. Questa texture si chiama Spherical Vanilla e lagga veramente un sacco. Motivo per il quale devo abbassare la distanza dei chunk, perché altrimenti è ingiocabile. E
sostanzialmente tutto è sferico. Cioè, vedete, questo è un blocco di terra. Ora mi dovrei mettere in creativa per farvi vedere meglio. È un blocco di terra, ma in realtà è una sfera. E così come ogni blocco in creativa, questa credo sia una scala, che giustamente è una sfera, ma ha un angolino smussato in quanto scala. Gli animali non mi sembra che cambino il loro aspetto, a meno che non ho preso l'unico animale che non cambia aspetto. Vediamo se facessi nascere tipo un... No, il pollo è normale. Salmon cow? No, sono tutti normali gli animali. Ho dovuto abbassare ancora un po' i chunk perché sennò la situazione era veramente laggosa e scomoda. Però, allora, questa texture è in realtà carina, soprattutto perché, essendo una texture, la potete mettere nei vostri mondi e al massimo vi crasha il vostro Minecraft, ma non dovrebbe corrompersi nulla perché è soltanto, appunto, una texture pack. Però è molto molto carina da utilizzare ogni tanto. Sarebbe carino vedere tipo una costruzione in questo stile. Cerchiamo un pillager outpost per esempio, sperando che ce ne sia uno qua vicino, ma sicuramente ce n'è a 1000 blocchi. Vabbè, andiamo a vedere un pillager outpost a 1000 blocchi per vedere che infatti, ecco, già soltanto un pillager outpost, guardate com'è strano e diverso. Questo è carino, questo devo dirvi la verità, molto molto interessante. Mi spiace un pochettino che i mob non siano sferici, però comunque anche il villaggio, guardate, questa botola sembra tipo una ruota di un carro. Possiamo farci le costruzioni e invece che farle, boh, le finestre con le botole, ci facciamo un carro. E queste invece sono slab, carinissime. Possiamo metterle qua che sembra un tavolino. Ecco qua, abbiamo un tavolino in cui accamparci praticamente qua. Molto molto carino. Le porte pure, bellissimo. Comunque molto molto carino, se non fosse per il fatto che è molto pesante da reggere, perché il mio computer sta facendo difficoltà e il mio computer è un gran computer, quindi mi sembra molto strano. E questo mi porta a dare a questa texture purtroppo un voto di 3 stelle su 5, ma in realtà moralmente vorrei darle di più se fosse ottimizzata. E quindi peccato, questo è un vero peccato, perché poteva potenzialmente avere anche un 5 stelle fosse stata ottimizzata meglio. Prossima mod. Eccoci qui con la nuova mod. E stavolta devo iniziare a registrare prima di entrare nel mondo, perché voglio la reazione appunto reale, perché la texture si chiama, anzi la mod si chiama No Cubes, e dovrebbe praticamente rendere il mondo di Minecraft completamente senza cubi. E voi direte: Minecraft senza cubi com'è possibile? Così, in questo modo. Questa, se non sbaglio, l'avevo già provata in passato in un video. Oh mio Dio, che brutto! Oh mio Dio, è veramente orribile. Un albero in questo modo non si può vedere. Fatemi mettere in creativa. Quello che fa questa texture sostanzialmente è appiattire il terreno. Se metto un blocco qua, vedete che crea una piccola montagnola invece di creare un'altezza di un blocco. Voglio vedere se usando le scale pure appiattisce il tutto. No, le scale non le appiattisce. Però io un mondo così mi sembra veramente cursed. Mi sembra un mondo maledetto. È veramente orribile. Qua c'è una miniera, ho visto bene. Wow. Sembra... Non so cosa sembri. Mi fa davvero tanta paura. L'idea è figa, però è veramente realizzata male. Ovviamente Minecraft non è un gioco ottimizzato per non avere i cubi, quindi già di base abbiamo un problema. Oh mio Dio, quello è un ice spikes. Ah, questo già è più carino, perché le punte sembrano effettivamente più punte, essendo che si chiamano ice spikes, quindi spine di ghiaccio. Questo già ci si addice un pochino di più, però per il resto io credo che qua dobbiamo dare un 2 stelle su 5, perché non è orribile, ma è orribile. E credo che con questo schifo qui dietro il video possa finire qua. Non abbiamo dato nessun una stella, quindi poteva andare anche peggio. Magari fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate di queste mod, soprattutto di questa, perché sono curioso di capire cosa ne pensate di questo schifo, anche se gli alberi di oche sono più carini. Comunque, dicevo, fatemi sapere nei commenti i voti che dareste voi a queste strane mod pazze un po' così. E nulla, noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Buon Natale a tutti e felice anno nuovo.